invece da Bergamo arrivano Brian Capelli con Albertazzi a dettare le note, hanno il numero 86 e siamo qua, siamo pronti per questa ennesima sfida. Sì, l'anno scorso l'abbiamo fatta, ci siamo divertiti, non ero con lui, quest'anno cerchiamo di fare bene per il campionato e cercare di andare ancora in finale, però anche sto giro siamo in 14. Bello, però sarà difficile. Certo, l'anno scorso l'hai affrontata ma con un'altra vettura, sembra una Renault, se non sbaglio un RS Light, giusto? Sì. La RS, esatto, e quest'anno è un altro genere di sfida. Vedete che anche lui, sebbene in un'altra postazione, ha già la fanaleria supplementare posizionata, pronta a far luce, qualora il buio lo farà da padrone. Capelli Albertazzi da Bergamo, figlio d'arte anche Brian Capelli. Vicino a Piave Tischi era la Brian Capelli con l'amico Albertazzi, avevano l'86 sulle fiancate, sono sesti di categoria, 44esimi della generale. Brian, bella gara come sempre, due anni che la faccio, mi trovo bene, macchina abbiamo dovuto fare qualche prova visto che non la conosciamo, e comunque una bella macchina, grazie al team, grazie a tutti, e ho visto anche tanta gente sulle prove, questo fa piacere. Anche a noi, e anche a noi fa piacere il fatto che i concorrenti l'abbiano apprezzato. Autofficina PRT, Brian Capelli, in copia con Albertazzi.